Ciao a tutti, oggi andremo ad eseguire qualche esercizio che va a lavorare sull'area pelvica, addominale e della parte bassa della schiena. Sono tutti esercizi che vi consiglio di eseguire la mattina a stomaco vuoto per andare a massaggiare meglio tutti gli organi addominali e andare a tonificare appunto l'area pelvica, addominale e rafforzare la parte bassa della schiena. Potete anche andare ad eseguirli subito dopo gli esercizi per le articolazioni che ho postato su Facebook la settimana scorsa, quindi prima quelli e poi questi, altrimenti anche solo questi per l'area addominale pelvica. Allora, ci portiamo lentamente in posizione sdraiata, a pancia in su. Portiamo poi le ginocchia al petto, le mani intrecciate, nella posizione di Pavanamuktasana, e andiamo subito ad ascoltare il respiro, in particolar modo dell'area addominale. Quindi durante l'inspiro percepiamo l'addome che si gonfia e spinge sopra le cosce, durante l'espiro l'addome che rientra e le cosce che si avvicinano all'addome. Qualche respiro in questa posizione, possiamo anche percepire l'area pelvica che si distende durante l'inspiro e si contrae leggermente durante l'espiro, il mento leggermente rientrato. E poi portiamo le braccia lungo i fianchi, distendiamo le gambe a terra e andiamo a fare questo esercizio. Allora, durante l'espiro portiamo il ginocchio destro al petto. Durante l'inspiro distendiamo la gamba a terra. Espiro su, inspiro giù. Possiamo accompagnare anche col movimento del capo, sollevando il capo durante l'espiro e riportandolo a terra durante l'inspiro, se la zona cervicale ce lo permette, quindi sempre senza affaticare il corpo. Espiro, portiamo la fronte al ginocchio. Inspiro lentamente, torniamo a terra. Percepiamo sempre il massaggio addominale, l'area pelvica che si attiva. Poi riportiamo la gamba destra a terra, il capo a terra, ripetiamo con la parte sinistra. Quindi espiro, sollevo, posso sollevare anche il capo. Inspiro a terra. Espiro. Sento questa volta il massaggio della parte sinistra dell'addome, sempre l'area pelvica attiva. Poi un'ultima volta. Poi riporto a terra, ritrovo gli allineamenti e ripeto con entrambe le gambe. Quindi espiro, sollevo, posso sollevare anche il capo avvicinando la fronte alle ginocchia. Inspiro, torno giù. Se sento affaticamento alla zona cervicale, lascio il capo a terra. Sento ora il massaggio di tutto l'addome. Poi ritorno a terra, ritrovo gli allineamenti e vado ora a fare questo esercizio con l'inspiro sollevo la gamba destra tesa verso l'alto, con l'espiro lentamente la riporto a terra. Sento sempre gli addominali attivi, inspiro, sollevo, espiro, scendo. Se faccio fatica posso portare la gamba sinistra piegata così da fare appunto meno fatica. Scelgo la posizione che è più adatta per me ed eseguo qualche volta. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Ritorno poi a terra, ritrovo gli allineamenti, ripeto con la parte sinistra, inspiro, salgo, espiro, lentamente scendo. Controllo addominale, retroversione, se faccio fatica posso piegare la gamba destra. Mento sempre un po' più rientrato, respiro fluido, regolare. Ritorno a terra, ritrovo gli allineamenti, posso ora provare
se il corpo me lo consente, con entrambe le gambe. Inspiro, sollevo, attivo bene gli addominali, salgo nel pilastro, espiro, lentamente scendo senza abbandonare le gambe. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Anche qui, se faccio fatica, posso piegare le gambe e farlo in questo modo. Ancora qualche volta, inspiro, salgo, espiro, scendo. Poi ritorno a terra, rilasso un attimo, ritrovo gli allineamenti. Andiamo a fare ora quest'altro esercizio. Sollevo di poco la gamba destra e vado a fare un movimento rotatorio con la gamba tesa, compiendo un ampio cerchio per quanto mi è possibile, andando quindi a lavorare anche sull'anca, sempre addominali attivi, qualche volta in un senso e qualche volta nell'altro, sempre gamba tesa. Movimento lento, inspiro, salgo, espiro, scendo la gamba. La riporto a terra, rilasso, ritrovo gli allineamenti, sollevo la gambba sinistra e eseguo con la sinistra. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Movimento circolare, bello ampio, lento. Sempre addominali attivi, sento sempre anche l'area pelvica che si attiva. Nell'altro senso. Anche qui posso eseguire, scusate non l'ho detto prima, con l'altra gamba piegata se faccio fatica. Ritorno a terra, ritrovo gli allineamenti e se mi è possibile posso provare con entrambe le gambe. Quindi inspirando sollevo di poco entrambe le gambe. E provo a fare un movimento circolare con entrambe le gambe unite, in un senso e nell'altro. Sempre addominali attivi. E poi ritorno a terra, rilasso un attimo. In Shavasana sento il rilassamento della schiena a terra. Avvicino poi i talloni ai glutei, riporto le ginocchia al petto, allaccio le mani e dondolo. Un attimino destra sinistra con la schiena, con il capo, sento il massaggio alla colonna vertebrale. Ritrovo la posizione di Pavanottasana e riporto i piedi a terra, distendo le gambe e vado a fare ora un movimento di torsione. Allora, partiamo con piegando il ginocchio destro, quindi il piede vicino al ginocchio sinistro, se voglio posso anche portare il piede oltre il ginocchio sinistro. Divarico un po' le braccia, il capo fermo, porto poi la mano sinistra sul ginocchio destro ed espirando porto le gambe, il ginocchio destro verso sinistra, il capo ruota a destra. Le spalle rimangono entrambe a terra, soprattutto quella destra. Se il ginocchio non arriva a terra posso appoggiare un cuscinetto sotto. Faccio qualche respiro sentendo bene la torsione, il massaggio sempre anche addominale. Qualche respiro, mantenendo sempre bene le spalle a terra. Poi inspirando lentamente torno al centro con il capo, la gamba, sciolgo la posizione della gamba destra, la riporto a terra, ritrovo bene gli allineamenti. E ripeto sulla sinistra, quindi braccia in apertura, piego il ginocchio sinistro, posso lasciare il piede qui oppure portarlo oltre il ginocchio destro, mano destra sul ginocchio, inspiro, espirando il ginocchio sinistro va verso destra, lo sguardo, il capo verso sinistra, mantengo le spalle a terra, volendo posso appoggiare un cuscinetto sotto il ginocchio sinistro, respiro. Sento bene la torsione, il massaggio addominale. Inspirando ritorno al centro, distendo la gamba sinistra, ritrovo bene gli allineamenti. E ora, prima di lasciarci andare un attimo in un breve rilassamento, ci portiamo in una variante della posizione della barca,
in questo modo, sempre se il corpo me lo consente, perché dobbiamo attivare bene gli addominali, trovo bene gli allineamenti. Inspirando sollevo il capo, le spalle, di poco le gambe e le braccia fanno parallele al suolo con le dita in linea con le dita dei piedi, quindi una barca piuttosto bassa, attivo bene gli addominali. Espirando ritorno a terra e mi lascio completamente andare in Shavasana. Dopo questa posizione attiva di tensione con gli addominali attivi, le braccia e le gambe distese, ora mi lascio completamente andare a terra. Qualche istante di respiro, portando sempre l'attenzione alla respirazione addominale profonda. Poi lentamente rotolando su un fianco ci riportiamo in posizione seduta e vi saluto. Buona pratica. Om Shanti.